Insisto, noi abbiamo detto no sul merito, lì non ci sono le priorità dei problemi che nella pubblica amministrazione noi dobbiamo affrontare. Il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ribadisce ancora una volta il proprio dissenso rispetto all'accordo sul salario di produttività nel pubblico impiego firmato separatamente da CISL e UIL, al quale la CGIL ha detto di no. E a Bonanni, che l'aveva accusata di una caduta di stile, la Camusso replica così. Io vorrei dire al segretario della CISL che la mia organizzazione e la sua esperienza parla da sola e non abbiamo bisogno di giustificarsi e che invece lui dovrebbe fare un ripasso, perché forse non si ricorda bene cosa sono i nazischini, quindi parta da lì prima di accusare altri di caduta di stile. Il discorso di Susanna Camusso poi si è rivolto alla questione più generale del momento difficile per le famiglie e i lavoratori italiani. In questa stagione in cui il grande problema delle famiglie italiane è la disoccupazione e l'assenza di prospettive per i giovani, che un sindacato serio avrebbe come priorità quella di rivendicare che non ci sia il taglio del 50% dei precari della pubblica amministrazione. Secondo la Camusso, l'accordo firmato oggi è una presa in giro dei lavoratori.